Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di Animali Fantastici 4, o meglio, cercheremo di capire se ci sarà un quarto film della saga. Dopo l'uscita di Animali Fantastici Segreti di Silente, avvenuta 6 mesi fa, i fan di Harry Potter sono rimasti con una gran voglia di saperne di più, e oggi parleremo del prossimo film. Ora, lasciatemi iniziare dicendo che abbiamo aspettato a lungo l'ultimo film. Infatti, 4 anni hanno separato il terzo capitolo, I Segreti di Silente, dal secondo, I Crimini di Grindelwald, e 6 anni hanno separato l'ultimo film dal primo. Con una tempistica di 6 anni per soli 3 film, le cose sono andate sicuramente a rilento, soprattutto se consideriamo che questi film stanno portando avanti uno dei franchise cinematografici più amati di tutti i tempi. E la domanda da porci in questo caso, credo che sia, dove ci ha portato tutto questo? Siamo a 6 mesi dall'uscita dei Segreti di Silente, il che significa che è passato abbastanza tempo da poter iniziare a mettere su dei sussurri o qualche indizio su un quarto capitolo, giusto? Ma purtroppo non sembra essere così. Infatti, in una recente intervista ad Eddie Redmayne, è stato chiesto di parlare del suo ritorno nei panni di Newt Scamander, sia di ciò che potrebbe essere il prossimo capitolo di Animali Fantastici. E quando gli è stato chiesto se avesse alcune informazioni sul quarto capitolo, ha risposto: "Non lo so, è più una domanda che riguarda J.K. Rowling, David Yates e la Warner, ma temo di non sapere nulla, non posso aggiungere altro." Ha però aggiunto che è sempre pronto a tornare nei panni del magizoologo Newt Scamander. E sebbene la trama di Animali Fantastici fosse originariamente prevista per un totale di 5 film, le cose non si stanno mettendo bene. Perché nonostante il graduale miglioramento degli ultimi film, il botteghino non è certo il riflesso di tutto ciò. I Segreti di Silente infatti hanno incassato 400 milioni in tutto il mondo, con un calo del 39% rispetto ai Crimini di Grindelwald, che ha incassato 659 milioni, e che a sua volta ha subito un calo del 19% rispetto al primo film. E anche se 400 milioni non sono niente di eccezionale, ma neanche tanto male, sono le cifre sempre più basse a destare preoccupazione. E se i problemi finanziari non fossero abbastanza, dobbiamo considerare tutte le controversie che circondano il franchise. Ad esempio, Ezra Miller è stato arrestato più volte negli ultimi anni, mentre Johnny Depp è stato sostituito e la Rowling non è nuova alle polemiche. Sembra inoltre che molti attori e registi coinvolti nel film stiano dedicando le loro energie ad altri progetti. Cosa significa questo per la storia? È finita? Anche se c'è molto da esplorare nel periodo antecedente ad Harry Potter, le cose sono state lasciate con una conclusione. Il piano di Grindelwald per raggiungere il potere è stato sventato. Il nuovo Silente è stato rivelato e tutto sembra più o meno in ordine. Ovviamente io spero che le cose continuino, ma per come sono ora non sembra una strada percorribile. Comunque, se dovessimo immaginare il futuro di Animali Fantastici, ci sono alcune cose che ci lasciano speranza. Come prima cosa, come visto nel film, Credence sta morendo, il che rende abbastanza semplice continuare senza di lui. E poi, 6 mesi potrebbe essere un periodo breve per giudicare o per avere notizie su un seguito. E forse la Warner Bros. Sta semplicemente aspettando che gli attori, i produttori, chiudino le questioni lasciate in sospeso prima che riprenda a funzionare il tutto. Infine, non abbiamo ancora visto alcuni degli aspetti più attesi della storia, come il duello fatale tra Silente e Grindelwald, che alla fine lo farà rinchiudere a Nurmengard. Ci preveranno anche di questo? Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E come sempre, vi ringrazio per l'ascolto.